Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Shiba Inu, ma prima di iniziare vi invito come sempre iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Il prezzo attuale di Shiba si gira verso i 0,00002033. Attualmente è in aumento del 9,99%, la capitalizzazione di mercato sta aumentando del 10% ed è arrivata a 11 miliardi di euro. Il volume nelle ultime 24 ore è in aumento del 103% e si aggira verso 758 milioni di euro. Allora, diciamo che attualmente vediamo il mercato in positivo. Ma questo diciamo che è più che altro è successo in questo ultimo mese, un mese e mezzo più che altro, la perdita diciamo di valore dell'intero mercato delle criptovalute. Ora infatti attualmente si sta riprendendo, io non ne sarei così sicuro perché giustamente ancora secondo me non è uscito del tutto la situazione, perché giustamente sono successe cose in cui hanno penalizzato il Bitcoin e così via facendo tutte le altre criptovalute. Diciamo che Shiba ora attualmente sta muovendo, anche se c'è stato questo periodo, a bruciare le monete. Ovviamente CoinMarketCap puntualmente non penso lo aggiorni, perché giustamente già diciamo tutti pensano che ci sia più che altro una faida con Shiba Inu, quando però puntualmente avevano aggiunto diversi contratti qua, e quindi capite bene che poi puntualmente aggiungendo altri contratti non veri, lì praticamente se devi andare a comprare magari per inserirla nel wallet, giustamente potresti sbagliare e puntualmente perdere il denaro, perché giustamente se vai ad acquistare poi non è più nulla rimborsabile. E quindi appunto per questo diciamo che tutti pensano che CoinMarketCap ce l'ha con Shiba Inu. Ovviamente l'ho detto per via delle monete che non stanno bruciando, ma c'è diciamo dappertutto, bene o male, pure su YouTube attualmente, ma non so quanto siano veritieri quei video dove praticamente andate a vedere dei video per quanto riguarda Shiba Inu, poi puntualmente il founder del contenuto, tutti i guadagni che prende da quel video, poi puntualmente va e lo brucia. Brucia come? Prende un wallet morto e invia i Shiba Inu nel wallet morto, che non è di nessuno, che non è più utilizzabile. Appunto per questo diciamo più che altro che attualmente Shiba si sta muovendo così, e per carità è un ottimo fattore anche futuro, perché giustamente ora diciamo che fare grandi numeri attualmente in questo mercato è proprio impossibile barra difficilissimo, perché giustamente nessuna criptovaluta attualmente sta salendo. Andiamo su CoinMarketCap, eccolo qui. Diciamo che queste che stanno salendo di più ovviamente sono solamente ed esclusivamente shitcoin, e quindi puntualmente non c'entrava per quanto riguarda col Bitcoin, perché giustamente se andate a mettere dei soldi nelle shitcoin così del genere, puntualmente è normale che sali di prezzo, perché ovviamente ci sono certi, diciamo, gruppi che fanno proprio questo di mestiere, mettiamolo tra parentesi, mestiere, che comprano praticamente delle shitcoin e puntualmente fanno pompare il prezzo e poi le rivendono. Quindi diciamo tutti quei guadagni sono dovuti a quello. Ma oggi andiamo a parlare di Shiba Inu. Shiba Inu, come già detto, sta bruciando queste benedette monete. Ma ha già spoilerato per quanto riguarda il metaverso. Avete visto sicuramente la foto dove c'è lo Shiba Inu, ovviamente per quanto riguarda Shiba Inu in un mondo, in una giungla più che altro, e quindi hanno annunciato
praticamente al 100% che c'è il metaverso. Oltre il metaverso, giustamente c'è anche il gioco mobile, quindi praticamente uscirà insieme, penso, metaverso e gioco mobile. Allora io quello che dico è, appena annunciano la data con precisione dello Shiba Inu Verse, Shiba Verse, del metaverso di Shiba Inu, da lì in poi la situazione che c'ha Shiba Inu, che si è creata praticamente mettendo vari tasselli a mano in una maniera, diciamo, uno per volta più che altro, perché giustamente Shiba ora sta facendo, si sta preparando bruciando monete, sta facendo i barn party, ha annunciato il gioco. Anche la rete dello Shibarium, quindi praticamente ha il contratto, sarà anche il contratto di Shiba. Ovviamente non è più Ethereum, ora attualmente lo è, però il fattore è che Ethereum, quando devi andare a fare le transizioni puntualmente, vieni a praticamente a pagare un botto di gas, di commissioni, e quindi Shiba ha deciso che non vuole più essere con Ethereum, e appunto vuole creare questo contratto, questa rete. E allora tutto questo praticamente ci sarà nel 2022, che entro i primi 6 mesi, entro i primi 6 mesi, Shiba può lanciare il suo metaverso. Quindi la cosa migliore attuale da fare è quello di aspettare Shiba che puntualmente ritorna in giù. Ovviamente, diciamo, da un mese a questa parte Shiba il minimo che ha ottenuto è stato di 17,28, poi ovviamente 16 e via dicendo, e qui praticamente era il momento giusto da comprare. Però, mio parere personale, questo momento non è finito, quindi secondo me ora c'è questo salto, ma puntualmente ci risarà di nuovo e ritornerà a questi livelli. Ritornando a questi livelli, puntualmente, poi si può andare ad acquistare, ma anche ora, per carità, si può fare tranquillamente, però giustamente, come potete ben vedere, c'è il 10% di guadagno, e puntualmente il guadagno futuro è minimo, è poco, e appunto per questo è un problema. Però ovviamente Shiba Inu salirà, non avrà più questo prezzo. Ho fatto anche il video dove vado e vi faccio vedere il massimo che può arrivare Shiba Inu. Ovviamente è difficile, può eliminare ben 3 zeri, ma puntualmente ora è il momento di agire. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto!